c'è una libreria nascosta all'occhio del passante di strato in centro a Bologna che nasconde, che racchiude un patrimonio documentale di libri molto rari a cavallo tra il XVIII e il XX secolo, un patrimonio, uno scrigno di libri e di documenti che riguardano quello che oggi superficialmente, anche in modo un po' superstizioso, potremmo definire la sfera dell'occulto e dell'esoterismo. La seconda metà del Settecento e le prime decadi del 1900, un nuovo clima culturale attraversa tutta l'Europa, ma non solo. È la visione parapsicologica, le ricerche sul campo di appassionati che non sono solamente una reazione all'età dei lumi, al metodo scientifico e razionale sempre più imperante, ma è quasi il recupero di una tradizione. Trasversalmente ricercatori, studiosi, intellettuali, sia del campo umanistico che del campo scientifico, che vogliono riproporre davanti a una visione imperante del mondo di carattere descrittivo e quantitativo, una visione invece di carattere qualitativo e olistico, potremmo quasi definire pneumatico, cioè da pneuma, una visione spirituale ma anche spiritistica. Siamo alla Fondazione Biblioteca Bozzano De Boni. C'è nessuno? Ma qui la porta è sempre aperta. Allora, la Fondazione Biblioteca Bozzano De Boni nasce ufficialmente alla fine degli anni 900, 1995, su volontà di Silvio Avaldini ed altre persone che volevano appunto perpetuare nel tempo quella che era stata la prima raccolta di libri di Ernesto Bozzano, uno studioso genovese, che attraversa la seconda metà dell'Ottocento e la prima del Novecento. Dopodiché questa biblioteca si ingrandisce e viene passata al dottor Gastone De Boni a Verona, che collaborava in precedenza con Ernesto Bozzano, e a questo punto la biblioteca si somma a quella del De Boni, del dottor De Boni, per poi passare negli anni 80 a Silvio Avaldini, che porta a Bologna tutto, riceve in dono tutta la documentazione bibliografica e libraria dei precedenti e la porta a Bologna, e quindi dopo nasce la fondazione negli anni 95-96. La biblioteca deve la sua importanza, in quanto poi è la prima d'Italia come importanza sulla ricerca psichica e la seconda in Europa dopo la biblioteca dell'Università di Friburgo, quella del professor Bender, ed è la terza nel mondo. Deve la sua importanza per la sua qualità di raccontare la storia e di documentare i progressi che si sono fatti, tutto quello che è successo sulla ricerca psichica dalla metà dell'Ottocento, dalla seconda metà dell'Ottocento fino ai giorni nostri, con un patrimonio librario che è veramente invidiabile e che contiene delle vere e proprie chicche che sono, diciamo, rappresentate da questi qualche libro che abbiamo tirato fuori, ma siamo oltre i 20.000 testi, oltre a una serie infinita di riviste, anche queste di ogni parte del mondo. Le attività sono tantissime. Innanzitutto noi abbiamo una rivista che si chiama Luce e Ombra, che praticamente pubblichiamo dal 1900, dove hanno scritto anche personaggi famosi, italiani e anche stranieri, diciamo così, no? Questa esce ogni 3 mesi e la quota di associazione è molto bassa, che sono solo 40 euro da questo punto di vista. E poi noi abbiamo una serie di attività. Facciamo delle conferenze, in genere tutti i mercoledì alle 5 del pomeriggio, e dove invitiamo personaggi un po' da tutta Italia. Ci sono persone anche che vengono da Torino, da Roma, da Napoli e così. Sempre conferenze che sono in relazione, diciamo, con questi argomenti della ricerca psichica o comunque di quello che non si vede, fra virgolette, no? E chiamiamo un po' tante persone, sia presentazioni di libri, per esempio. E poi l'ultima cosa, facciamo anche dei seminari.
Ma intanto la biblioteca non crede a nulla in questo senso, diciamo, perché non può spiegare nulla, può raccontare quella che è stata la storia della ricerca psichica in questo periodo, dalla fine della metà 800 fino ai giorni nostri. Raccontare che cosa? Che la ricerca psichica non sempre ha spiegazioni scientifiche, o quantomeno dei grandi, per esempio soprattutto nella prima metà del Novecento, la ricerca è stata condotta da premi Nobel, da personaggi, diciamo, di grandissimo spessore scientifico e morale, e quindi ovviamente con le concezioni scientifiche e le conoscenze scientifiche dell'epoca. Però, diciamo, tutto quello che si può cercare di capire da un punto di vista scientifico è importante. Noi riteniamo, e la storia raccontata da questi libri ce lo dimostra, che non sempre è possibile allo Stato spiegare tutto, il che vuol dire che forse non esistono i fenomeni, ma che non si riescono ancora a spiegare. Clima culturale in Italia riguardo a questi argomenti non è così semplice. Diciamo che comunque questi argomenti hanno avuto un picco di interesse fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Infatti molti dei libri che sono qua sono stati pubblicati fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, quando, diciamo così, il positivismo ha lasciato un po' spazio all'interesse per ciò che è misterioso, che ciò che non si vede. Tanti fisici, tanti chimici si sono interessati di questi argomenti. Mi viene in mente Madame Curie, che per esempio ha partecipato anche a delle sedute spiritiche, non tutti lo sanno, e quindi questi argomenti hanno sempre interessato. Diciamo che adesso con la tecnologia il sistema si è un po' volgarizzato, però c'è sempre un certo interesse, le persone magari non lo dicono, ci sono tante persone che hanno delle capacità particolari, che sono intuitive, che hanno dei fenomeni di preveggenza, che sentono le cose prima che accadano, però magari non lo dicono perché hanno paura, pensano di poter essere presi in giro dagli altri e così via. Però questi fenomeni ci sono sempre stati, diciamo così, e diciamo è una cosa che si può vedere in qualche maniera, si può vedere, si può valutare anche chiamando proprio delle persone che vengono a fare dei seminari su questi argomenti. A volte noi siamo un po', come dire, ci sentiamo strani in certe situazioni, abbiamo anche dei fenomeni che non riusciamo a spiegare. E in realtà questi fenomeni dipendono proprio da questo oltre, chiamiamolo così, fra virgolette, quello che non si vede, quello che non è possibile valutare. Ultimamente però bisogna anche dire che la scienza, soprattutto la fisica quantistica, si sta impegnando molto da questo punto di vista e sta spiegando alcuni dei fenomeni. È possibile che nel giro di qualche anno si arrivi a una spiegazione fisica di certi fenomeni psichici. Insomma, abbiamo capito, non si tratta di un sapere per iniziati, un cenacolo di intellettuali un po' strani, perché quello che è la ricerca psichica o metapsichica sul paranormale deve entrare di diritto nella storia dell'epistemologia, cioè della teoria della scienza, perché come l'alchimia è stata così importante per il prosieguo e le ricerche chimiche, così la ricerca psichica è stata fondamentale sia per la medicina che per la fisica che per la psicologia dinamica. Dunque è doppiamente importante il ruolo e la funzione della Fondazione Biblioteca Bozzano de Bono.